ad accelerare sull'autonomia differenziata, in particolare la compagine leghista sulla spinta dei governatori del Nord. Secondo lei c'è la giusta fortezza dei rischi? L'autonomia differenziata è davvero gravissima perché porta a una lacerazione dell'unità nazionale, porta a quella che è stata definita la separazione dei ricchi. Potrei fare tanti esempi, ma ne voglio citare due. Uno è l'istruzione, che se non è più su base nazionale viene proprio meno l'unità nazionale. Pensate all'istruzione lombardo-veneta oppure di un'altra parte del nostro paese, ma si sottovaluta anche quello che accadrà nella sanità, dove non solo avremo un rafforzamento della migrazione dei pazienti, ma avremo la migrazione dei medici, perché ovviamente saranno condizioni di pagamento, di lavoro completamente diverse. Questo paese ha bisogno di coesione, ha bisogno non di una forte centralizzazione, a mio avviso ha bisogno di una grande valorizzazione delle autonomie, però quelle vere, quelle forti, quello che danno uguaglianza nei diritti e giustizia sociale, cioè l'autonomia dei territori, delle città, dei comuni. È lì che bisogna lavorare, non dando tanto potere alle regioni, che in questi anni hanno dimostrato anche di non sempre saper utilizzare le proprie funzioni e il proprio potere nell'interesse dei territori. Invece ancora una volta si va a tagliare ai territori, si va a tagliare sui diritti, si va a tagliare alle autonomie vere, si va a concentrare il potere, in questo caso ancora più gravemente, perché solo in alcune aree che sono quelle delle regioni interessate.